Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Enzo Capo è stato uno dei protagonisti di Uomini e Donne, come è diventata la sua vita oggi? Ecco qualche curiosità su di lui. Capo ha infatti raggiunto la notorietà grazie al celebre dating show, a cui ha partecipato per cercare di incontrare la sua anima gemella. È poi uscito dal programma insieme a Pamela Barretta, da cui si è però separato. La coppia ha ufficializzato la rottura tornando nello stesso studio che l'ha resa celebre. La sua vita è oggi molto diversa. Enzo ha infatti conosciuto un'altra donna. Cosa fa oggi esattamente? Ecco com'è diventato e con chi vive. Enzo Capo oggi. L'ex cavaliere di Uomini e Donne ha in primis conseguito una laurea in giurisprudenza, e questo gli ha permesso di lavorare per molti anni in qualità di avvocato. Dopo Uomini e Donne, pare che lui abbia cambiato professione e che anche la sua vita sia cambiata. Enzo è oggi un vero e proprio imprenditore. Ha infatti aperto un'attività che si occupa di affittare appartamenti di lusso tra l'Italia e l'Ungheria. Proprio grazie al suo nuovo lavoro, ha potuto aprire nuovamente le porte del suo cuore e conoscere la donna che ha letteralmente conquistato il suo cuore. L'ex cavaliere si è infatti sposato con Lucrezia Massimo. I due si sono conosciuti tramite i social per questioni lavorative. Lei lo aveva infatti contattato per chiedergli informazioni su alcuni appartamenti e, da allora, non hanno più smesso di parlare. Era fine maggio dello scorso anno, ha raccontato lui. Lei era interessata a fare un acquisto immobiliare a Budapest e le è apparsa la pagina dei miei appartamenti. I due hanno così iniziato a comunicare, e lui è rimasto ammaliato dalla bellezza di lei. Ho iniziato ad approfondire la conoscenza telefonica, ha detto poi. A giugno è venuta a Napoli con le amiche, e lì ci siamo visti per la prima volta dal vivo. Insomma, i due si sono innamorati e hanno iniziato una bellissima storia d'amore. La loro relazione li ha portati così a salire sull'altare e a pronunciare il fatidico sì. Oggi sono felicemente sposati, e lui continua la sua professione di imprenditore. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.